La realtà che vi circonda, con le sue immagini e sensazioni, colori, suoni, sapori, profumi, è il risultato di una elaborazione di impulsi elettrici, così come lo sono i vostri pensieri, la vostra vita mentale, le vostre idee, i vostri ragionamenti. Ma non è tutto. Gli impulsi elettrici regolano ogni funzione del vostro organismo, l'umore, la frequenza cardiaca, quella respiratoria, l'ovulazione, tutto. Di conseguenza, chiunque abbia il controllo di quei segnali elettrici può decidere dei vostri pensieri e delle vostre vite. La psicotronica è una scienza nata in Russia negli anni 50 e condivisa segretamente con gli Stati Uniti a partire dagli anni 80 allo scopo di sviluppare armi elettromagnetiche in grado di prendere il controllo della mente umana così da poterla influenzare senza che se ne renda conto e all'occorrenza uccidere a distanza. Esiste da decenni una folta letteratura scientifica statunitense e russa, comprovante la possibilità teorica e pratica di produrre malattie tramite onde elettromagnetiche tarate su una frequenza che il cervello umano scambia per la propria. Si tratta di onde ELF e VLF che possono essere emesse anche dai sistemi di antenne che trovate ovunque per consentire il funzionamento dei telefonini e non solo. Come avrete sicuramente notato nei cieli delle vostre città, sono ormai evidenti delle scie di colore bianco persistenti per ore e ore che poi si espandono e velano il sole. Sono rilasciate tramite aerei ai cui piloti viene detto che si tratta di sostanze chimiche per attenuare i cambiamenti climatici, altrimenti devastanti, e che devono mantenere segretezza in proposito per evitare che si scateni il panico o i tribunali vengano ingolfati di denunce nei confronti di istituzioni politiche o militari da parte di chi lamenta danni prodotti da maltempo o allergie e malattie dovute a sostanze irrorate nell'atmosfera. Ciò che non viene detto loro, però, o almeno alla maggior parte di essi, è che alcuni degli aerei rilasciano una miscela di elementi chimici, il cui scopo è quello di trasformare la ionosfera in una sorta di specchio, in grado di riflettere onde elettromagnetiche a bassissima frequenza. Questa tecnologia può venire usata per mappare la superficie e le profondità terrestri e marine alla ricerca di basi o sottomarini nemici, ma può essere usata anche per modificare l'umore, i pensieri, lo stato di salute delle popolazioni che vivono in determinate aree geografiche strategicamente importanti, irradiandole periodicamente con onde elettromagnetiche calibrate sulla frequenza delle loro onde cerebrali. Le armi psicotroniche possono essere utilizzate per uccidere a distanza. Le conseguenze sono state le morie di massa di determinate specie di uccelli e pesci nel gennaio del 2011 e del 2012 e passate, almeno l'ultima volta, del tutto in sordina da parte dei servizi di informazione. Gli organismi si sono evoluti all'interno del campo magnetico terrestre e di conseguenza alterandolo è possibile provocare malfunzionamenti del sistema nervoso e variando le frequenze addirittura spappolarne gli organi. Nel caso degli uccelli e dei pesci, la frequenza usata ebbe lo scopo di metterne fuori uso il sistema di navigazione, portandoli alla pazzia e quindi a morire. Un gruppo di potere occulto non avrebbe potuto scegliere un modo migliore. A quei pochi governi che ancora gli si oppongono, avrebbe infatti dimostrato di poter uccidere a distanza selezionando non solo una specie animale, ma anche la sottospecie, pari di una favola. Ma ricordate che ogni favola ha sempre una sua morale. Un abbraccio, Adam.